Ciao a tutti amici bellissimi degli anni 80 e oltre, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi io vorrei farvi ascoltare alcune delle sigle più gasanti degli anni 80, secondo il mio punto di vista, naturalmente. E per fare questo sono andato sotto in cantina a prendere il MIVAR qua, CRT, perché io qui in realtà sapete che ho un LCD che uso con le mie console vecchie, no? Preferisco, vedete, qua c'è l'Intellivision. Però, siccome voi siete precisi, però negli anni 80 c'era il tubo catodico e tu ci fai il video. Ah, vado a prenderlo giù in cantina. Questo che me l'ha dato mia cugina. Così lo vediamo qua. Solo che ci sarà sicuramente il problema che c'è dello sfarfallio, ragazzi. Perché vabbè, comunque, a parte questo, stamattina mi sono svegliato con un cruccio che avevo in testa questo libricino che mi ha regalato il mio caro amico Davide. Che fa parte, che è insieme al grande Diaclone, ecco, insomma, il libricino della Takara, della serie Diaclone, che faceva vedere tutti i robot che c'erano, no? È del 1980, questo libretto qua, ragazzi. Perché volevo capire i Dianauti, ricordarmi i colori dei Dianauti, chi era il capo, no? E qua lo vedo che è blu, solo che il libricino è troppo piccolo e non riuscivo a vedere bene il colore di questo qua a destra, se era nero o verde. Allora sono andato a prendermi la scatola. Ma maneggio con calma qua. Vedete? E dalla scatola, non so se voi riuscite a vederlo, comunque quello lì tutto a destra in realtà è verde. Non è nero. Che io quel verde lì non ce l'ho. Perché io in realtà il mio diaclone, questo qua, non aveva i Dianauti a tinta unita. Ah, vedete che c'è anche qua, guardate che bella questa foto. Il mio diaclone non c'aveva i Dianauti a tinta unita, ma perché c'erano diverse versioni. Però io ce li ho i Dianauti a tinta unita, che adesso non mi ricordo più neanche dove ho presi o che cosa, però vedete, questo qua è il blu. Allora il blu sarà il capo, perché qua fa vedere che c'è il capo. Qua c'è uno rosa, io non ho mai visto i Dianauti rosa, però abbiamo il giallo, il rosso. E poi quello lì che è verde, non si capisce se è nero o verde, però c'ha dei riflessi verdi. Vabbè, bando alle ciance però, amici, perché noi siamo qua per ascoltarci le sigle più incredibili. Allora, iniziamo a accendere il TV, se non salta in aria. Ah, tra l'altro nel mangiadischi Penny non sono ancora andato a prendere quella cinghia, a vedere se c'è. Allora, intanto si è acceso, ora diamo il grande colpo di accensione. Ovviamente, amici, come vi ho spiegato l'altra volta, per potervi far vedere le sigle su un TV vecchio così, non sapete che cosa ho fatto di adatto. Qua dietro c'è una centrale nucleare. Mi costa 15.000 euro al minuto di Enel per farvi vedere, per fare sto video. Allora, intanto, vedete che c'è questo sfarfallio. Vabbè, cercate di resistere un attimo. Andiamo in AV, vediamo se. Eccoci qua. Eccoci qua, amici. Allora. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere un po' meglio. C'è sto sfarfallio. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Cercate di resistere. Intanto parte subito il primo siglone che voglio farvi sentire iper gasante, che è questo. Telefilm, eh? 3, 2, 1. Caletto. Sentite che roba. Attenzione. Cioè, te fin poi una cagata mondiale, però la sigla iniziale proprio. Quando cambiavi i canali c'era la sigla dei chips, tu non potevi non ascoltartela, perché è top gasamento. Riuscite a vedere un po'? Sì, c'è quella barra, vabbè. Ragazzi, volete anni 80 precisi, perfetti? Il CRT, riprenderlo con una telecamera è un casino. Allora, poi l'altra che vi voglio far sentire, secondo me sempre super gasante, è questa. Poi magari se vi viene in mente qualcosa me le dite anche voi, eh. Questa è un'altra super gasante, ragazzi. No, che è questa pubblicità?
Vediamo se riesco a avvicinare. Knight Rider. Oh oh, sbarella un po'. Vabbè, ritorno indietro, perché qua se no spacca la testa. Mia mamma era innamorata di questo qua, di Michael Knight. Se lo guardava, se... no! E allora gli chiediamo, mamma, ma perché ti guardi sempre questo supercar? No, perché mi piace questa macchina, queste prestazioni. Non era gasatissimo, perché è un supercar. Invece è Michael Knight e David Hasselhoff, che è un figo della Madosca. Allora, gasissimissimo. Poi, amici, invece questa qua di cartone animate, iper gasante, secondo me, questa, attenzione. Ah, vabbè, attenzione, Bia. È partito Bia, lui di sua. Allora, amici, qual è il ritornello più bello in assoluto? Cioè, ricordiamo tutti, clamoroso, del... è quello di Bia. Chi canta qua, amici? È un mio collega. Io quando l'ho saputo, che mi hanno detto, ma lo sai che Giovanni è lui la voce che cantava, perché è un bambino di 8 anni qua, no? Era lui che cantava la sigla di Bia. Io quando l'ho saputo sono andato a inginocchiarmi davanti a lui e ho detto, no, ti prego. Cioè, è che avete capito? Ve l'avevo già detto, però io quando la sento vado matto. Mi sembra che avevo detto, ve l'avevo scritto da qualche parte. Quindi, ragazzi, si chiama Giovanni. Cioè, credibile. Allora, vi faccio ancora sentire una canzone che è questa, che è super gasantissima, dei cartoni animati. Questa è disco, disco dance. Disco dance a me. Ditemi cosa ne pensate. Cioè, non vi parte subito il gasamento. No. Vedrai, supercar, gatti gay. Dai, tu troppo gasante. Dai, facciamoci ancora una, dai. Facciamo qua, dai, su, numero uno contro il calcare, eccoci. Bellissima, bellissima questa sigla qua di Goldrake, ragazzi, capolavoro. Non arrenderti mai. Cioè, bellissima. Direttamente dallo speaker del Mivar, ragazzi. Cioè, lo sentivamo così, Cioè, l'audio era questo, Insomma, non morirà. Perché a ta luce che combatte con te, con te.
questa è bellissima. Sentite il basso. Bellissima. Armi tuoi. Va bene, amici, va bene. Allora, ritorniamo alla luce. Come si fa? Com'è? Ah, ok. Allora, amici carissimi, che dirvi? Adesso aspettate, sono un attimo imbambolato qua con le sigle, stavo pensando. Stamattina mi sono alzato e devo far sentire le sigle. Ah, guarda un po' i men. Ce l'avevo tutti i master io e mio fratello. Giusto adesso mi tengo qua i Men e Skeletor a rappresentanza, a grande rappresentanza. Avete visto i Denauti, ragazzi? Che belli che sono, piccolini. E mi manca colori verde, c'ho nero, rosso, giallo, blu. E poi di qua ho gli altri. Adesso vi faccio vedere, scusate il casino, vedete? Questi qua sono tutti Dianauti e poi sotto c'è Diaclone, che avete già visto i video. Poi qua sopra abbiamo un bel quadro di Jig, i miei Lego messi lì che abbiamo recuperato l'anno scorso insieme, il quadro di Getta, questo che mi fa impazzire a me, scusate c'è un riflesso, il grande Mazinga, c'è un robot più bello del mondo. Il robot più bello del mondo insieme al grande Diaclone, ovviamente. Allora, amici, grazie di tutto, ci risentiamo, mi raccomando, rimanete sempre bambini. Ciao ne, ciao ne.